anche perché, guardate, la situazione è talmente drammatica che non c'è nessuna scelta da fare, c'è una strada sola, per cui non c'è, come dire, non è difficile anche fare qualunque valutazione, perché l'ipotesi A è vista con i piedi. Se per esempio noi fossimo, come dire, il governo Berlusconi fosse caduto il 14 dicembre del 2010, allora sì che staremmo qui a interrogarci sul era presto, era tardi, si poteva ancora fare. Sono arrivati ad un punto tale che la situazione è talmente drammatica che scelte non ce n'erano, insomma, era condizionata da un'unica strada. Sulle tredicesime non aggiungo molto a quello che ha detto Rosati, ricordo soltanto che per avere circa una media di 20 euro in più nell'ultima tredicesima, i lavoratori italiani hanno pagato di più poi tutto il resto sulla busta paga dei mesi successivi, senza contare che i tagli agli enti locali hanno fatto sì che le nostre tasse, quelle che paghiamo sui servizi che ci vengono offerti, dati dai nostri enti locali, sono aumentate. Un dato statistico che la pressione fiscale in questo paese nel 2011 è arrivata al 43,8%, che è un dato storico rispetto agli anni passati. Non mi piace fare il terrorismo psicologico, chiederei se fosse possibile, farei un appello anche agli organi di stampa nell'evitare di fare terrorismo psicologico, perché notizie si danno, ma poi quando le descrivi in un certo modo è un'altra cosa. Perché dico questo? Perché guardate, è un dato di fatto quello che è successo in Grecia. In Grecia hanno tagliato del 25% gli stipendi, hanno tagliato del 25% le pensioni, hanno mandato a casa 30.000 persone della pubblica amministrazione e hanno chiuso aziende di un certo rilievo. Stiamo parlando di un paese che è arrivato in una situazione drammatica che non è la nostra, quindi prima di dire che l'Italia andrà a tagliare le pensioni, tagliare gli stipendi, tagliare le tredicesime, eccetera, insomma, lascerei lavorare il governo Monti, perché la fiducia sta nel fatto che la nostra condizione non è quella lì, e continuare a descriverci come quelli là onestamente non è giusto. Morale, etica, tutto giusto, perché questo non è un paese normale, perché in un paese normale è straordinariamente non normale leggere che siamo così contenti che il Presidente del Consiglio si sia messo in fila per andare a vedere una mostra e addirittura pagato il biglietto. E non sarebbe questo un paese, no, normale, se siamo lì concentrati e scopriamo che lui per andare a Bruxelles gli erano stati messi a disposizione due aerei, uno grande e uno piccolo, ha scelto quello piccolo. No, ma perché vi dico? Perché guardate che non è neppure normale che ci sia un paese nel quale ogni giorno tu trovi una persona ricca che si appella al governo per farlo pagare un po' di più. No? Cioè, quindi perché le metto in fila una dietro l'altra? Perché dico che noi abbiamo superato, come dire, lo scoglio della normalità e torniamo finalmente alla normalità. Cioè torniamo ad essere un paese normale nel quale ognuno fa il proprio dovere, lo fa nel nome del paese, con rigore, con sobrietà, con etica, con moralità, insomma con tutto quello che doveva essere normale e che non normale non è stato. Quindi l'impegno che ci deve mettere anche la politica è tornare a dare l'esempio. Però guardate, io c'è un timore che nella scelta del Partito Democratico mi porto sulle spalle, ed è l'idea che se il governo cosiddetto tecnico, piccola parentesi, guardate che di tecnico sto governo non c'è niente, perché tutti i governi sono politici e questo qui è forse più politico di quelli che ci siamo visti negli ultimi anni, perché state parlando del Presidente del Consiglio, che ha fatto il Commissario Europeo per due mandati, cioè 10 anni, ed è un fine politico, perché fare il Commissario Europeo alla concorrenza, al mercato unico, mettere insieme 27 teste diverse che parlano di temi delicatissimi, è quello che ha aperto la procedura di infrazione contro Microsoft. Tanto per essere chiari, è un politico, e questo governo è politico, ma con l'idea che è tecnico, non vorrei che scattasse la molla, e scatterà, guardate, perché un po' quelli che si sono collocati all'opposizione, un po' quelli che in qualche modo pensano che insomma questo paese debba peggiorare invece che migliorare, guardate che ce ne stanno, ci diranno che insomma se funzionano i tecnici intanto vale fare bene per la politica. E guardate che tutte le volte che questo paese ha fatto meno della politica, qualche avventuriero che è passato, no? Abbiamo già visto uno che abbiamo salutato da un po' di tempo, allora lo sforzo, no? Io prima insistevo, lo sforzo culturale ci sta dentro tutto quello che ho detto, sono perfettamente
facciate uno sforzo anche di tornare ad essere esempio e tornare ad essere centrali, perché nella politica non si può fare meno, perché la politica è quello strumento che fa la mediazione tra le esigenze dei cittadini e i valori, cioè tra il modo con cui uno disegna un'idea del paese e le risposte che devono essere date ai cittadini. E dobbiamo tornare ad essere non la rappresentazione della realtà, ma la rappresentanza onesta della realtà, cioè il fatto che nella politica uno si possa affidare con fiducia, perché sa che la politica torna a dare le risposte per risolvere e non per dare e continuare ad essere un problema. In quest'anno e mezzo dobbiamo fare questo sforzo. È uno sforzo importante, le Forze Democratiche ne fanno più degli altri, perché è quello che ha più da perdere. Se sbaglia queste scelte, se sbaglia questo modo d'essere, se sbaglia questo modo di voler fare politica, è quello che ha più da perdere, perché non per i soldati, ma perché è quello che si è preparato per governare, accetta di governare con il governo, diciamo così, Monti, accetta di essere europeista. Mettere insieme tutto questo significa che ti fare Italia per situazioni difficili di condivisione e di coesione sociale, dovrei spiegare anche altre cose, ma allora devi farlo in modo serio, no? E tornare ad essere quell'esempio. Rossella Uno, io credo che se ne possa parlare con l'onorevole Panzeri, tra l'altro, che si occupa anche di Maghreb, quindi questo me ne faccio carico anche sull'influenza dei gruppi finanziari. In realtà, quando si dice l'attacco ai mercati, è fatto da gruppi anche di singole persone. Pensate, chissà che esercito che si sta muovendo per attaccare oggi. Questa è una guerra che prima veniva fatta con le armi e con la visibilità delle armi e degli eserciti, ma questa è una guerra. Ed è una guerra che viene fatta nei confronti degli stati, si parte dall'Europa e poi chissà dove si arriva, e che viene fatta in un modo scientifico. E che viene fatta in un modo scientifico da persone, da enti, da organismi ben individuati. Chissà, già sa di chi stiamo parlando. E sa esattamente anche i movimenti che vengono fatti. Per cui, anche l'inadeguatezza di un'Europa che non si è ancora dotata di un'agenzia di rating super partes europea, e che invece ancora si affida a 3 agenzie di rating private, no? E quindi con tutti i limiti anche di conflitti di interessi di agenzie private, vi dà anche questa la cifra della, tra virgolette, debolezza, dell'incapacità di affrontare la crisi. Però, guardate, il nostro paese, dico una cosa scontata, ne può venire fuori anche meglio, ma deve essere un paese che deve iniziare a fare le scelte. Noi abbiamo detto, ci stupiamo perché abbiamo un ministro che si è messo al tavolo per discutere con i sindacati unitariamente, con la parte materiale, eccetera. Ci stupiamo, ma è ovvio che ci stupiamo. Per 3 anni ci abbiamo avuto uno che ha avuto un solo obiettivo, quello di dividere il sindacato, fregandosi nella politica industriale e del lavoro di questo paese. È ovvio che ci stupiamo. Ma ci stupiamo perché abbiamo avuto davvero una classe dirigente che era occupata in altro. Cioè, quelli, guardate, io dico una cosa che vi sembrerà forte. Quelli erano davvero impegnati a farlo affossare questo paese, ma davvero, cioè non pensate che erano solo distratti d'altro, certo erano anche distratti d'altro, d'altronde c'aveva il Presidente del Consiglio, c'avevano fatto a tempo perso, è ovvio che erano anche distratti, ma c'era anche una volontà precisa, governare in base al consenso elettorale. Ma vi ricordate il modo con cui incidevano sul sistema pensionistico dall'oggi al domani, dicendo colpisco quelli che hanno riscattato la leva militare e lo studio, poi si accorgono che erano in tanti, allora fanno un passo indietro e dicono no, riscattiamo solo quegli altri perché sono di meno. Ma dove si va? Ma quale politica? Cioè, la politica che governa per il consenso elettorale non va da nessuna parte, perché governa per l'oggi. Qui noi dobbiamo governare per quello che succederà domani e dopodomani, ed è un altro pianeta. Il Parlamento europeo di cui faccio parte sta facendo le cose che vanno dal 2013 in poi, perché quelle fino al 2013 non sono quelle che c'erano prima. Allora, oppure noi entriamo in questa logica qui, per cui facciamo le cose che vengono per quelli che vengono dopo, perché se le facciamo solo per il nostro consenso elettorale, guardate, le grandi scelte la politica non le farà mai. Perché sia mai che io oggi faccio una scelta in cui il nastro ne taglierà quello che viene dopo di me. E questa è la malattia di questi anni. Allora, anche qui, superiamo questa malattia,
dotiamoci di una visione lunga, raccontiamo agli italiani qual è l'idea del paese che vogliamo, non limitiamoci soltanto a dargli le ricette, se poi dopo loro non hanno l'idea di quello che è il paese che noi vogliamo costruire, quelle ricette, tante o poche che siano, saranno sempre insufficienti perché non riesce a collocarle in un'idea del paese. Quindi questa idea del paese, con uno sforzo anche semplice, io quando mi chiedono perché stai nel Partito Democratico, voi nel Partito Democratico, io credo che le risposte semplici siano le migliori. Io sto qua perché voglio la scuola pubblica, sto qua perché voglio la sanità pubblica, sto qua perché voglio che ci sia un sindacato unito che non si divide per il bene dei lavoratori, sto qua perché voglio. Questo è il modo con cui noi iniziamo a far politica, accompagnando le scelte difficili che ci saranno nei prossimi giorni. Mi auguro anche che lo faremo, come dire, investendo nel Partito Democratico. Significa che facciamo anche delle scelte importanti dentro il Partito Democratico. Non pensate che sia abbandonata l'idea, per esempio, di rinnovare il Partito Democratico e di rinnovare la politica, che non è una questione di carta d'identità, è una questione che tu cambi anche le idee. È una questione che tu fai governare il paese anche da quelli che sono figli del tempo in cui governa, e non sempre da quelli che c'erano prima. Perché c'è bisogno di trovare questo punto di equilibrio, la novità e l'esperienza si devono unire, tu hai bisogno di tutti, ma dell'esperienza e della novità. Ma li devi mettere insieme, li devi far incontrare la classe dirigente che c'è adesso, deve formare quella che viene dopo deve essere migliore di quella che c'è adesso. Che guardate, significa anche qui invertire lo schema culturale. Noi finora l'abbiamo fatto non solo in politica, l'abbiamo fatto dappertutto. Abbiamo scelto quelli più mediocri perché ci mettevano meno paura. Basta con questo modo di fare classe dirigente, perché poi dopo ce li ritroviamo inadeguati. E lo dico anche per le scelte, chi collabora con me, parlamentare europeo, deve essere più bravo di me. E più loro sono bravi, più io rendo come parlamentare europeo. Perché vi faccio questo esempio che sembra buttato lì? Perché se noi in quest'anno e mezzo non accompagniamo le nostre grandi scelte, anche gli sforzi culturali, a 360 gradi non basterà, e quando sarà il momento ci torneranno a dire che non siamo un'alternativa adeguata. Se invece facciamo questo ambizioso progetto di cambiare il modello culturale, quando sarà il momento ci sarà una sola scelta, sarà il Partito Democratico e sarà il centro-sinistra. Allora io lavoro per quel tempo lì e ho fiducia che quel tempo lì sceglieremo i migliori, che non è, ripeto, carta d'identità, né competenze, capacità, merito. Non è normale che ci sembra strano che faccia il ministro del lavoro una che si occupa di lavoro. Non è normale che ci guardiamo con stranezza il fatto del ministro dell'agricoltura e delle politiche agricole uno che ha fatto per la vita intera le politiche agricole. Non è normale. Cioè dovrebbe essere normale in un paese investire sulle competenze, sul merito, sulle capacità e mandare lì quelli migliori. E invece noi ci siamo abituati a mandare lì. Cioè noi eravamo normali che un ministro avesse nel proprio curriculum solo un calendario. E ci è sembrato normale, anzi, anche il mio partito era contento, diceva, guarda, è meglio di quanto pensassimo, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Abbiamo detto che il ministro dell'interno di Maroni alla fine era l'unico che si salvava. Ma chi? Quello che ha tagliato tutto quello che poteva tagliare le forze dell'ordine, per cui adesso noi paghiamo con le conseguenze qui. Facciamo l'errore di accontentarci, perché noi ci siamo accontentati, questo è un popolo che si accontenta, è un popolo che si accontenta, noi non dobbiamo più accontentarci, noi meritiamo di essere quei fondatori dell'Europa che trascinano l'Europa, non che la portano giù. Per far questo però dobbiamo cambiare il nostro modello culturale, il modo con cui affrontiamo le cose. Ho fiducia perché credo francamente che fin quando continueremo a parlare così di politica c'è spazio per fare le cose migliori.